Buongiorno a tutti del Gusget e buon lunedì. Nella giornata di domenica, ovvero ieri, utilizzando YouTube, la stessa piattaforma mi ha proposto un filmato in visione. Come ben sapete, se uno utilizza YouTube per un certo periodo di tempo, l'intelligenza artificiale che regola la gestione del canale, del programma, della piattaforma, praticamente, in base alle mie scelte passate, mi propone video che potrebbero interessarvi. Visto che io sul mio canale avevo prodotto alcuni video sulla macchina di Majorana, sulla storia della macchina, eccetera, la piattaforma YouTube sa benissimo i miei interessi, o almeno tra i miei interessi risulta anche la cosa della storia della macchina di Majorana. E appunto nella giornata di ieri la piattaforma mi ha messo in evidenza un filmato relativo alla macchina di Majorana. Questo filmato è molto recente, ovvero è datato 28-29 agosto. E il filmato è stato pubblicato tramite il canale YouTube OmegaClick. Il canale YouTube OmegaClick è un canale in cui l'argomento principale è relativo a fenomeni di mistero, misteriosi, pseudoscientifici, spiegazioni di storie magari passate che hanno un alone di mistero, eccetera. Insomma, il personaggio in questione, cioè lo youtuber che produce questi filmati, peraltro molto bravo, è uno di quelli che dietro una storia più o meno vera ci condisce una storia verosimile, o perlomeno dà una sua spiegazione personale su alcune cose che al momento non hanno una giusta interpretazione. Tra i vari argomenti che vengono trattati in genere, a parte gli alieni, a parte i misteri sui delitti risolti, misteri pseudopolitici, eccetera, eccetera, eccetera. Sul canale avevano trattato la storia della macchina di Majorana, perché questa storia praticamente gira da un po' di tempo, da almeno una ventina d'anni su internet. E praticamente ci hanno fatto vedere trasmissioni televisive tipo Mistero su Italia 1, Voyager, eccetera, eccetera. La storia in sé è avvincente perché appunto racconta le vicende di un certo Rolando Pelizza che dichiara di aver collaborato con Ettore Majorana per la costruzione di una fantomatica macchina che poi si chiama macchina di Majorana. Adesso la storia non ve la racconto tutta perché non avrebbe nessun senso, anzi perché basta che andate su internet, mettete macchine di Majorana, c'è tutto quello scritto che potete avere tutte le risposte in merito alla storia. Passiamo al video che mi hanno proposto. Il video proposto appunto come argomento è la macchina di Majorana, ma nello specifico parla di un ragazzo di nome Oscar, o almeno lui si chiama chiamare Oscar. Questo ragazzo è un ragazzo italiano, ha un'età apparente tra i 20 e i 25 anni, loro dichiarano 24 anni e più o meno ci sta. Appare come un ragazzo normale, vestito in maniera neutra, non ha particolari stili particolari, molto semplice. Quando parla, praticamente dietro di lui non vi è nulla di particolare, o una parete bianca o grigia, o se non una parete tipo una tenda a righe che non capisci bene dove si trova. Può essere da qualunque parte. Un po' tipo come Bin Laden quando parlava, che c'era il telo bianco davanti, dietro e tu non capivi dove era. Vabbè.
viene in mente quella cosa di Bin Laden perché è famosa. Non per questo lui debba fare diverso, nel senso. Ma è una tecnica, diciamo, abbastanza abituale, no? Quando vuoi rendere una cosa misteriosa, ti metti dei particolari in modo da non capire dove vuoi essere, no? Da non far capire agli altri dove tu sei in quel momento, ecco. Allora, il ragazzo, praticamente parlando bene italiano, tutto si esprime molto bene, racconta che, come tanti, compreso io, hanno avuto l'idea di leggere e informarsi sulla macchina di Majorana. Si è interessato, si è appassionato e tutto. A un certo punto, secondo quello che dice lui, ha detto: ma come è possibile? Questa macchina, se è tutto vero quello che dicono, è un peccato che uno non possa riuscire a costruirla ed è un peccato non poterne sfruttare le sue presunte capacità tecniche. Anche perché questa macchina, praticamente nel tempo, praticamente è stata descritta come una macchina in grado di fare cose fantastiche, dall'annichilimento della materia, alla trasmutazione dei materiali, alla rigenerazione dell'ozono, alla trasformazione di qualunque materiale in ossigeno. Insomma, nel tempo hanno aggiunto tantissime capacità alla macchina senza mai dare una spiegazione specifica. Infatti il ragazzo nella spiegazione, diciamo che riprende un po' tutti i discorsi che si sentono in merito alla macchina e li riprende spiegandone un pochettino le caratteristiche. Alla fine la cosa interessante qual è? Che effettivamente questo ragazzo è riuscito a costruire una macchina in tutto e per tutto identica, almeno dalle immagini, alla macchina che si può vedere nei file PDF che si possono scaricare dal sito La macchina di Majorana. Effettivamente la macchina che vedi nell'immagine è identica, la forma è quella, i particolari sono gli stessi, i materiali utilizzati sembrano i medesimi, plexiglass, alluminio, acciaio, i vari motorini e tutto. Oltretutto, le tempistiche di produzione della macchina, almeno quello che lui dichiara, sono brevissime, ci ha messo pochissimo tempo, forse un anno, non di più. Quindi già lì viene il sospetto, perché se lo stesso Pellizza per costruire la macchina ci metteva anni e poi ne distruggeva una ogni tot e poi la doveva rifare, insomma non ci ha messo 5 minuti a farla. Almeno dai libri, dalla storia che leggi, era un processo abbastanza lento e costoso. Invece questo ragazzo in 448 ha costruito la macchina e già lì viene fuori un sospetto di, come si può dire, non di falso, perché la macchina c'è, però che effettivamente tutto quello che dichiara non è prettamente vero. Ecco, è un po' una, come si può dire, è un po' una specie di montatura, ecco. A me viene dal sospetto che questa macchina in realtà, prodotta dal ragazzo, sia un modello fatto molto bene, riprodotto in maniera praticamente perfetta, ma di fatto poi non funzionante. Difatti non si vede il funzionamento, non la fa funzionare. Dichiara che ha un sistema di controllo e gestione elettronico dei vari motorini, difatti fa vedere una sorta di quadro, una sorta di scatola con tutte schede elettroniche all'interno, dove lui dichiara che ogni scheda serve per comandare ognuno dei motori, ma non aggiunge altro. E praticamente poi lui la cosa importante, tra le cose che dice che la macchina gli è venuta a costare in toto circa 90.000 euro. La grossa parte di spesa è relativa ai materiali preziosi, che sono platino, alluminio,
e fa vedere delle fatture di cui però io ho i miei dubbi perché dai numeri che ci sono scritti sopra, non mi pare che siano cifre vicine a quelle che lui dichiara nel video. Poi per carità, magari mi sbaglio io, intendiamoci. Però di primo acchito io ho visto anche il filmato originale dello stesso Oscar che si trova su internet, su YouTube, ma guardando la cifra in fondo relativa all'oro platino, almeno là sembrano fatture di aver commissionato dell'oro e del platino. C'è una cifra abbastanza alta, ma non alta come quella che lui dichiara. Poi lui dichiara che i vari componenti nei materiali preziosi è la stessa ditta che gliel'ha mandati, che li ha costruiti. Praticamente lui sono già arrivati fatti questi pezzi, in pratica. E poi lui ha assemblato tutto. Ecco, l'unica cosa che ha detto che ha fatto costruire e si è fatto mandare a Rovalando Pelizza sono le scatole magnetiche, perché dichiara che queste scatole devono avere un campo magnetico, almeno producono un campo magnetico di 400 Gauss. Adesso di queste scatole, sinceramente, anche guardando i disegni, non si capisce esattamente. Si vede che una scatola, come una specie di parete cubica, una dentro l'altra, no? Sembrano tutti uguali a parte le dimensioni perché sono sempre una più grande dell'altra. Però dai disegni non si capisce di che materiale sono fatti, non si capisce. È molto vaga la cosa. Può essere fatta di cartone, può essere fatta di alluminio, può essere fatta di qualunque materiale. E quindi lì ci sono vari dubbi, secondo me, che mancano. Ci sono dei nodi che devono ancora venire al pettine. Ultima cosa che fa un po' ridere è il fatto che lui, una volta costruita la macchina, ha contattato Rolando Pelizza, aveva preso un appuntamento per poterla far funzionare, anche perché lui dichiara che la macchina in sé non funziona. Ovvero, fatta così com'è, è messa in funzione, non produce nulla. Ha bisogno della presenza o nelle vicinanze di Rolando Pelizza, o se no serve un'interfaccia di collegamento tra la macchina e Rolando Pelizza, perché Rolando Pelizza può essere anche in un altro posto, non necessariamente dove è la macchina, però da tramite ci deve essere questo macchinario, questa interfaccia, no? Che costa 15.000 euro, anche lì, vabbè, non specifica che tipo di interfaccia sia, come funziona e chi l'ha costruita. Comunque, senza questa interfaccia e senza la presenza o meno di Rolando Pelizza, la macchina non funziona. Ma nonostante ciò, quando lui ha tentato un esperimento, nel momento in cui presumo aspettasse Rolando Pelizza o chi per lui, arrivano 3-4 persone di cui lui non aveva mai visto, arrivano, gli sequestrano la macchina di Maiorana, la portano via e lo minacciano, penso anche di morte addirittura. E la stessa scena la si può trovare leggendo la storia della macchina di Maiorana. In moltissimi casi è capitato che lo stesso Maiorana, una volta costruita la macchina, o gliela rubano, o gliela sequestrano, oppure sequestrano lui, obbligandolo, secondo i libri, a farla funzionare, ma lui in maniera ciclica trova sempre la scusa più o meno plausibile di non farla funzionare. E quindi questa macchina, poi alla fine, tolti i filmati che loro ti dicono, e ti fanno vedere quelli che poi puoi vedere in rete, non hai altre controprove, devi semplicemente dire: boh, quello che vede questo è vero, non è vero, dicono sia vero e boh, però poi io non ho, come si può dire, non ho nessuna controprova che dica il contrario. E quindi ho voluto fare questo filmato perché, essendo a conoscenza del fenomeno macchina di Maiorana,
Mi sembra molto strano che un ragazzo di 24 anni, comparso più o meno dal nulla, di cui non si sa nulla, di cui il medesimo ragazzo non dice nulla di se stesso, almeno là, non mi pare di aver letto nulla o sentito nulla in merito suo, dica che ha costruito questa macchina. Poi fa anche ridere il fatto, ridere relativamente, che dove assemblano la macchina è in una legnaia, non è in un laboratorio, ma anche forse in un garage. No, vedi un tavolo, qualche strumento, no, lì l'ha assemblato in un posto dove c'hai delle fascine di legna, del legno, eccetera. Per carità, io posso assemblarla dove voglio la macchina, però non mi sembra il luogo adatto per una macchina del genere. Quella è la cosa un po' che fa sorridere, ecco. Altro da dire, niente, vedremo un po' cosa ne pensano i miei cosa ne pensano quelli che seguono il mio canale e mi piacerebbe sentire una risposta anche dal medesimo Oscar. Ciao.